5. 1, 2, 3, 4, 5. Scienza e natura. Oh, questa sì che ti piacerà. Quante volte all'anno fanno l'amore i pinguini? Ma tu non conosci nessun pinguino, non sei un po' in confidenza? Ma questo non c'entra niente con scienza e natura, dovrebbe essere pettegolezzo. Io dico 6 volte. Perché solo 6 volte? Ma li hai visti che brutti che sono? Vivono su un iceberg, cosa vuoi che facciano tutto l'inverno? Io dico 20 volte. Una volta all'anno. Una volta sola! Oh mio Dio, ecco cosa ho sposato io, un pinguino. Dio, che caldo fa qua dentro, quando si decide a sistemare l'aria condizionata? Dai, tocca a te. Giuro che sto per svenire. Ho sentito dire che sei stata da un medico, è una cosa seria per caso? No, siamo usciti insieme solo un paio di volte. 4, 1, 2, 3, 4, Dio del cielo, sporchi. Prova dall'altra parte, noi prendiamo sempre. 2 minuti ancora per il conto alla rovescia. Ti dispiace se prima fa lei la domanda? Dai, Vera. Che cosa rappresenta il simbolo C nella formula della relatività di Einstein e mc al quadrato? Meglio di sport. Eh no, non si può cambiare dopo che si è sentita la domanda. Ha tirato su lei, invece tocca a me. Io scelgo gli sport. Conto alla rovescia, 1 minuto e 30. Chi ha segnato il gol del momentaneo pareggio tra Inghilterra e Germania nella prima semifinale alle Olimpiadi del 1924? Cosa dici? Proviamo a indovinare quella dell'MC al quadrato. Mettici almeno sulla strada. Ma sulla strada come? Che cos'è? Pallacanestro o hockey? È il calcio. Conto alla rovescia, 60 secondi. Oh, siamo a Cape Canaveral. Olivia, vieni qui, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Vengo, vengo. Allora, rinunci. No, aspetta un momento. Comincio un pochino a essere preoccupata per Fiorenza. Non era mai arrivata in ritardo prima d'ora. Che sia ammalata, davvero, non riesco a stare tranquilla. Allora, rinunci. Questo gioco non mi piace. Lo sai che una sera Fiorenza si è chiusa nella toilette di un grande magazzino, c'è rimasta dentro tutta la notte. Ha scritto il suo testamento su mezzo rotolo di carta igienica. Tempo quasi scaduto. Olivia, stanno scadendo i 2 minuti. Eccomi qua. Com'era la domanda? Chi ha segnato il gol del momentaneo pareggio tra Inghilterra e Germania nella prima semifinale alle Olimpiadi del 1924? Karl-Heinz Vandermann, al 34esimo del primo tempo. Dopo che al 16esimo Josen aveva segnato su calcio piazzato e lo stesso Vandermann aveva fallito un calcio di rigore assegnato per atterramento di Bauer in aria e prima che Josen siglasse la rete della vittoria inglese il 4 giugno 1924 al Parco dei Principi di Parigi. Imbattibile! Certo che lo sport ti piace, non è vero? Mi piacciono gli uomini muscolosi, con le gambe nude, il torso nudo o i calzoni attillati. Chi vuole Pepsi decaffeinata, decarbonata, aproteinica, monocalorica? Io! Una lattina di prodotti medicinali chimici per il sergente Mickey. Ma è calda. Perché sono 2 settimane che ho il frigorifero rotto. Chi vuole qualcosa da mangiare? Che cosa c'è? Sembrano tutti uguali. Parliamo del contenuto. In quelli neri c'è dell'affettato un po' troppo vecchio. E in quelli bianchi del formaggio un po' troppo fresco. E quel verde che si vede, che cos'è? Deve essere un po' di muffa. Ah, non so davvero quale scegliere. Non vorrai mangiare roba che esce da quel frigorifero. Ho visto del latte che sembrava solido, stavo in piedi senza bottiglia. Ma che ti è preso? Vuoi rubare il mestiere all'ufficio di igiene? Mangia, Miki, mangia. Dai, andiamo avanti, tocca a te. Ma non doveva venirti una nuova donna di servizio a partire da lunedì? È venuta. Ma non ho superato l'esame. È un pezzo grosso della televisione e non ha neanche una donna di servizio. 5, 1, 2, 3, 4, 5, scienza e natura. Oh, questo è facile. Che cosa chiude una rana quando ingoia il cibo? Gli occhi. La rana chiude gli occhi. Ma è giusto, come facevi a saperlo? Perché una volta uscivo con un tipo che somigliava tutta una rana. Tocca a te, tira. Senti, Olivia, perché non mettiamo una regola? Una volta ogni 6 mesi butti via le patatine che hai in casa e ne compri di fresche. Va bene, fino a settembre puoi mangiare queste. Da Fiorenza, se non altro, la roba da mangiare è decente. Perché questa non è Ma decente. Ma dai, questa non è neanche roba da mangiare. E va bene, io mi sono stufata di fare quella che sta sempre zitta. Mi dovete $6 a testa per il buffet. Il buffet, che psicola dietetica e i panini rimasti qui da Natale. 1, 2, 3, gli sport di nuovo. Ai Giochi Olimpici del 1908, l'ostacolista Forrest Smithson gareggiò reggendo in mano una cosa a guisa di portafortuna. Di che cosa si trattava?
Un paio di calzoncini di ricambio. E questa è la tua risposta? Dillo un'altra volta, giuro a Dio che ti prendo in parola. Conto alla rovescia a 60 secondi. Aveva in mano una Bibbia. Risposta esatta. Quella donna è incredibile. Ma come fai a saperle ste cose delle Olimpiadi del 1908? Le so da Filippo. Filippo è l'uomo più fanatico di sport che io abbia mai conosciuto. A volte penso che non avremmo mai divorziato se io fossi stata una cavalla e avessi vinto un derby. Pensa che in fondo il tuo Filippo si è mangiato tutti i tuoi risparmi giocando ai cavalli. Due, scienza e natura. Qual è il muscolo più forte dell'uomo? Prima o dopo? Ma tu, è vero che dai ancora dei soldi a Filippo? Ma va. È vero. Qualche $100 ogni tanto, solo finché non si raddrizza. Ma sono 2 anni che cerca di raddrizzarsi l'esistenza, secondo me gli piace storta. Ma non riesco a dirgli di no. Mi basta sentire la sua voce per telefono e come riattacco gli mando un assegno. Ci sa fare così bene. Riesce a mettere quel po' di vibrazione, di tremolio nella voce e sa che io non resisto. Io mi rifiuterei di mantenere un ex marito, perlomeno sino a quando le donne non saranno pagate quanto gli uomini. Giusto. Bisogna guardare le cose dai due punti di vista. Olivia guadagna certo più di Filippo. Chi ha gli emolumenti deve pagare gli alimenti. Proverbio popolare. Allora, qual è il muscolo più forte dell'uomo? La lingua. Risposta esatta. E non chiedetemi come faccio a saperlo. 3, 1, 2, 3, cucina. Allora, elencate almeno 3 ingredienti utilizzati per la preparazione del famoso dolce. Pronto? Ciao Filippo, stavo proprio pensando a te. Qualcuno le nasconda il libretto degli assegni. Oh, come stai Filippo, ti sento bene. Ah sì, in effetti mi sembra di sentire un po' di raffreddore nella voce. Incomincia il tremolio, qui mi tocca spegnere. Non cedere! E che cosa fai di bello Filippo? Oh, pensi quasi sempre a me, oddio che carino. Allora sono cifra 3 zeri. E sei nei pasticci? Che genere di pasticci? Che faccio, lo arresto? Vuoi che tagliamo i fili? Devi pagare 2 mesi di affitto arretrato. Oddio, mi dispiace. E quanto sarebbe più o meno? Un patrimonio. Mi piacerebbe poterti aiutare, Filippo. Ma sono in bolletta anch'io. Ho appena pagato 2 anni di tasse arretrate. Brava, Olivia, così si fa, siamo tutte con te. Sì, sì, lo so quanto ti costa chiedere dei soldi in prestito. E tu non sai quanto costa a me risponderti di no. Riattacca, riattacca prima che gli venga il tremolio. Che cosa c'è, Filippo? Perché questa voce? Filippo, smettila. Filippo, guarda, ti mando $300, ok? Perché questa tosse, Filippo? Non cercare di commuovermi, guarda, te ne mando 500, non un centesimo di più. 10, che arriva a 650. Adesso ti devo lasciare, Filippo, è stato un piacere sentirti e... Che cosa? È il nostro anniversario, ma quando? Ah, sì, è vero, la settimana prossima. Oddio, grazie. Sì, tanti auguri anche a te, tesoro. Ma sì, certo. 650. Ciao Filippo. Aveva una voce che sembrava la piccola Orfanella. Che cosa avrei dovuto fare? Io nella vita ho un punto debole. Filippo, che cosa volete fare? Sparatemi. Se stai parlando sul serio, io la rivoltella ce l'ho. Qual è il più antico tra i vegetali esistenti al mondo? Sei una rapa, quella sei tu. Ma lo sai che in giro ci sono tanti altri uomini? Che cosa ti fa pensare che io non lo sappia? Ci sono 2 fratelli che abitano in questa stessa casa, 2 spagnoli. Gli uomini più sexy che io abbia mai conosciuto in vita mia. E sono pazzi di me. Io devo essere pazza a mandare ancora dei soldi a Filippo che ha la mania delle scommesse. Ripeto, qual è il più antico tra i vegetali esistenti al mondo? Sì, tu sei una rapa. Sei la più inguaribile testa di rapa che si sia mai vista su questa terra. Spiacente, risposta sbagliata, è il pisello. I giovani d'oggi sono molto più in gamba di noi. Perché perdere tempo con tutta la trafila del matrimonio quando ti puoi portare a letto chi vuoi? Da domani sull'autobus incomincio subito a guardarmi in giro. Basta, spettacoli. Qual è il complesso che ha fatto da protagonista nel film Help? Ragazze in coro! I Beatles! Dio,
Giulio, dammi ancora una di quelle sere sui sedili di dietro della Cadillac con i Beatles a battere il ritmo. Oh, e Danny Flanagan, ve lo ricordate, il dio della scuola? Che figo! Portava di taglia la 50 e aveva i jeans della 46. Mi ricordo ancora la prima volta che ho ballato corpo a corpo con lui. Continuava a dirmi, non è nulla di quello che tu credi, è solo che in tasca due pacchetti di sigarette. Il giorno dopo ho dovuto andare a confessarmi. Aveva sempre mezzo chilo di brillantina in testa. Mi ricordo che un giorno d'inverno è uscito e gli si è gelata tutta la testa. Per pettinarsi ha dovuto usare lo scalpello. Sapete chi mi piaceva di più in tutta la scuola? Il professor Schwarzman, il preside. Dio, come ho odiato i miei 16 anni. Ho continuato ad odiare i miei 16 anni finché non ne ho compiuti 35, non so se mi capite. Pronto? Qui è il club delle mele verdi. Ciao, amore mio. Ti avevo detto di non telefonarmi stasera. Adesso non posso parlare. Ma sì... Sì che lo sai. E tu? Va bene. Aspetta un momento. Miki è tuo marito. Non credere che mi dispiacerebbe, sai, se tu avessi una storia con lui. Tutt'altro. Forse romperebbe un po' meno le scatole a me. Sergio, ciao, che cosa c'è? Ti sei fatto da mangiare, ma che bravo! E che cosa hai cucinato? Un osso buco, ma sei bravissimo! Hai un marito che sa cucinare gli ossi buchi? Sì, però li fa alla griglia. Chi? No, stasera non si è ancora vista. Che cosa è successo? Ma stai scherzando! Sì, ci sentiamo dopo. Va bene, ciao, ciao. Che cosa vi avevo detto? Cosa è successo? Fiorenza è scomparsa. Oh mio Dio. Ve l'avevo detto che doveva essere successo qualcosa. E come sono da dire scomparsa? Oggi non è mai stata a casa sua. Non è andata dal pedicure, non ha fatto la crostata né i biscotti. Non ha portato i pantaloni di Camilla a lavare. Sono tutti molto preoccupati, Sergio. Calma un momento. Non si dice scomparsa di una persona che non si fa vedere per un giorno. Giusto. Prima di essere scomparsa bisogna scomparire per almeno 24 ore. Fiorenza per distrarsi va spesso al museo d'arte moderna. Può essere che sia andata lì. Potrebbe esserci rimasta chiusa dentro. Io una volta ho parlato per 20 minuti con un guardiano prima di rendermi conto che era una statua. Magari è rimasta coinvolta in un incidente. A casa l'avrebbero saputo. Metti che si sia sentita male e nessuno sappia chi è. E se l'avessero aggredita? Ma non lo sai che cos'ha nella borsetta. Una bomboletta di gas lacrimogeno, una sirena, una radio ricetrasmittente collegata con la polizia. Come le tocchi una spalla parte la camionetta. Fiorenza è una che non sgarra di un millimetro, non si spoglia neanche per partorire. Stiamo perdendo tempo. Io chiamo suo marito e mi faccio dire esattamente quello che è successo. Pronto, Camillo? Sì, sono Livia. Sì, ho saputo. Ma tu non hai idea di dove potrebbe essere andata? Come? No, non lo sapevo. Ma perché? Oddio, ma è terribile. Vabbè, senti, tu resta lì tranquillo. Io appena so qualcosa ti chiamo subito, ok? Va bene. Ciao, ciao. Si sono lasciati. Ma chi? Ma come chi? Camillo e Fiorenza, ecco chi. Hanno litigato e si sono lasciati. Il loro matrimonio è finito. È lui che non ci sta con la testa, ecco tutto. Ma è terribile, conosco Fiorenza capace di fare una sciocchezza. Diceva sempre che il suo matrimonio sarebbe durato 100 anni, cosa è successo? È successo che si è sbagliata di 86 anni. Quella si suicida, non c'è dubbio. Avete sentito che cosa vi ho detto? Quella è andata certamente ad ammazzarsi. Miki, per piacere, smettila, calmati. Vuoi smettere almeno 2 minuti di far parte della polizia? Dove potrebbe essere andata? È andata ad ammazzarsi. Ma che cosa ti avevo detto? Ma stai parlando sul serio? Così mi ha detto suo marito. È andata ad ammazzarsi. Non si è voluta ammazzare a casa sua perché si era fermata lì la madre per dormire. Non so che dire. Sarà la volta che fa sul serio. Ma Fiorenza, ma figuriamoci. È troppo prudente per fare una cosa simile. È troppo paurosa. Figuriamoci che si mette la cintura di sicurezza anche quando va al cinema, al drive-in. Comunque, noi non possiamo rimanere qua sedute a fare niente. Ma dove potremmo andare a cercarla? E dove potrebbe andare un aspirante suicida che voglia vivere?
Ma è logico. Se voi voleste suicidarvi, dove andreste per correre il minor rischio possibile? Dalle vostre amiche. Vado ad aprire. No, aspetta un momento. Potrebbe essere in piena crisi nervosa. Dobbiamo stare più calme e tranquille possibile. Perché se noi stiamo calme, si calmerà anche lei. Giusto, lasciate fare a me. È così che si parla con la gente in piedi sui cornicioni. Con voce calma e suadente, come fanno i preti. Forse dovremmo chiamare la polizia. E io che cosa sono, si può sapere? Ma insomma, la volete smettere con le vostre discussioni? O volete che Fiorenza muoia di vecchiaia lì sul pianerottolo? Avanti, su, tutte sedute. Dai, su, fammi una domanda. Prima devi tirare il dado e dirmi che tipo di domanda vuoi. Ma chi se ne frega di che domanda voglio? Fammi una domanda qualunque. Ma io ho una mentalità troppo razionale. Non posso fare una domanda se prima una non mi dice che tipo di domanda vuole. E va bene. Sport. Devo dire a Fiorenza di aspettare un attimo? Cinema. Spettacolo. Apri. Oh, ciao Fiorenza. Ciao Vera. Ci eravamo proprio dimenticate di te. Ecco. Un altro colpo così e siamo a posto. E salve ragazzi. Ciao Fiorenza. Ciao Fiorenza. Mi ripeti la domanda per favore? Ma se non te l'ho ancora fatta. Fate i nomi di almeno 3 attori che abbiano sostenuto il ruolo del commissario Maigret. Scusate il ritardo. Oh, figurati, 5-10 minuti, che cosa vuoi che sia. Se hai fame, lì ci sono dei tramezzini. Ma certo che ho fame, non ho mangiato niente tutto il giorno. Ah, vabbè, no, non importa. Com'era la domanda? 3 attori che abbiano fatto la parte del commissario Maigret. Ma non c'è niente da bere, volevo qualcosa da bere. Tutto quello che vuoi, coca, Pepsi, c'è un mucchio di roba. Ma no, io volevo qualcosa di forte, non hai qualcosa di forte? Tipo un Pernod. Un Pernod? No, ho finito proprio l'ultima cassa. Ah, vabbè, non fa niente, tanto, per quello che serve. Allora, fate il nome di almeno 3 attori che abbiano sostenuto che cosa? Il commissario Maigret, il commissario Maigret, quante volte te lo devo dire? Il commissario Maigret! Calma, vogliamo stare un po' tranquille tutte quante. Ha telefonato nessuno per me? No, non mi pare, ha telefonato qualcuno per Fiorenza? No, nessuno. Ma perché stavi aspettando una telefonata? Io? Oh, no, ma chi volete che mi telefoni? Allora... Fate il nome di almeno 3 attori che abbiano sostenuto la parte del commissario Maigret, giusto? Brava, ci sei arrivata finalmente! Ma intendi dire nello stesso film? Come possono 3 attori fare il commissario Maigret nello stesso film? Ma cosa se ne fanno di 3 commissari Maigret nello stesso cazzo di film? Scusate... Scusate, oggi non so cosa mi prende che tutti mi danno sui nervi. E forse perché tu dai sui nervi a tutti? Oh, perdonatemi, vi supplico. Volete che vada ad ammazzarmi? Miki, ma che bel panorama che si gode di qua. Ma quanti saranno? 12 piani? Oh, no. Sono solo 11. C'è scritto 12, ma uno mi ha interrato e quindi sono solo 11. Senti, Fiorenza, perché non vieni a giocare? È ancora presto. Beh, sull'ascensore c'è scritto 12. No, questa sera non credo proprio che riuscirei a concentrarmi. È il tuo argomento preferito, cinema. No, ma stasera non saprei distinguere un film dall'altro. Ma questa la sai senz'altro. Fate il nome di almeno 3 attori che abbiano sostenuto la parte di Tarzan. No, commissario Maigret, commissario Maigret. Non lo so, scusatemi un attimo. E dove vai? Devo andare in bagno. Ah, e ci vai da sola? Ci vado sempre da sola, perché? No, così, niente di speciale. E quanto ci stai? Diciamo, finché non ho finito. Ma siete matte, lasciare che si chiuda lì dentro da sola. Ma come vuoi che faccia ad ammazzarsi in un bagno? Ma come vuoi che faccia? Potrebbe prendere delle pillole, tagliarsi i polsi. Ma quello è il bagno degli ospiti, non c'è assolutamente nulla. Al massimo può ingoiare un asciugamano. Potrebbe buttarsi dalla finestra. La finestra c'è. 20 centimetri per 20. Potrebbe infilarci la testa dentro e lasciarsi cadere il vetro sulla nuca. Vabbè, allora se è per quello potrebbe anche buttarsi giù dal water. Vi dico che non farà niente di niente. Sta piangendo. Dobbiamo fare qualcosa, non possiamo lasciarla piangere in bagno da sola. Vuoi andare a piangere là dentro con lei? Sta per uscire. In quale film di Elia Kazan, James Dean e Julie Ari? La Valle dell'Eden. Credo che andrò a fare 2 passi. E dove vai a quest'ora a fare 2 passi? Non lo so. Lungo il fiume è bello. Il fiume?
tu sai qualcosa. Che cosa? Ah sì, tu sai qualcosa, te lo leggo in faccia. Tu credi che io voglia fare una sciocchezza perché Camillo mi ha lasciata? Dopo 14 anni di matrimonio, quello sporco schifoso, voglio andare via. No, Fiorenza, no! Fiorenza, non farlo, per piacere. Non cercate di fermarmi, non cercate di impedirmelo, non ne posso più. Vieni, Fiorenza, con noi puoi parlare, siamo le tue amiche. 14 anni di matrimonio, Renata, lo sai, 14 anni, due figli che mi adorano. Lo so, Fiorenza, lo so. E io l'ho amato come una matta, e adesso così, puff, andate via, 14 anni volati in fumo. Magari soltanto una bella litigata, è già successo altre volte. No, questa volta è veramente finita. Domani va anche dall'avvocato, che fra l'altro è mio cugino, uno stronzo, che gli darà sicuramente ragione. Così, brava tesoro, parla, sfogati. 12 ore, non ho fatto che piangere, non so neanche dove le ho trovate tutte quelle lacrime. Pensavo che fossero sempre le stesse che andavano avanti e indietro in circolo. Un dottor Pepper va bene? Oh, non chiamare nessuno che sto benissimo. È da bere. Grazie. Scusa. Fiorenza, eravamo tutte preoccupate per te. Si può sapere dove diavolo sei stata tutto il giorno? Ma non lo so, sono stata un po' in giro. Poi alla fine sono finita al Museo d'Arte Moderna, ma anche lì volevo ammazzarmi. Così ho battuto la testa 10 volte contro una statua greca che poi si è scoperto essere già rotta. Poi ho parlato con un guardiano per 2 ore, ho ascoltato tutto quello che gli dicevo, poi si è addormentato e io me ne sono andata. Vabbè, dai, cambiamo discorso, non stiamole tutte così a giorno. Sì, d'accordo. Ormai sta bene, non ha più bisogno di nulla. Stasera è andata così. Oh, è colpa mia, mi dispiace, scusate, me ne vado. No, tranquilla, ti capiamo benissimo. Il numero del pronto soccorso suicidi? Me lo farà dare da Fiorenza, lei sicuramente lo sa a memoria. Ciao Fiorenza. Ciao, buonanotte. Ciao ragazze. Ciao. Buonanotte a domani. Fiorenza! Lo so, Olivia, ma che cosa ci posso fare, Olivia? La cosa terribile è che io sono ancora innamorata di lui. Lo amo, lo so, è un matrimonio che fa schifo, ma io non volevo lasciarlo, anche se avrei avuto tanti motivi per farlo. Però ho sempre rimandato, lui si è deciso per primo e mi ha fregata. Oh, Olivia, se adesso divorziamo io sono veramente una donna finita. Un po' di latte caldo con i biscotti? Ma come osa trattarmi così? Il latte di quando è? Non lo so. Come un bambino lo trattavo. Gli agnolotti, la costata, ai. Oh, che cosa ti sei fatta? L'artrosi, un nervo accravallato, mamma mia. Che cosa posso fare? Portami un tovagliolo, anzi un asciugamano molto caldo, caldissimo. Magari anche un'aspirina. Sì, l'aspirina va bene e un po' di brandy. Oh, va bene, un asciugamano caldo, un'aspirina, un brandy, nient'altro. Sì, un po' di vegetallumina e la gibò per massaggiare. Ok. Oh, e una sciarpa di lana, anzi, Olivia, se ce l'hai ancora meglio, di cashmere. Oh, Olivia, ma io me lo sentivo che stava per succedere qualcosa. Quante volte mi alzavo nel cuore della notte, andavo in punta di piedi in bagno e a bassa voce pregavo, Signore, ti prego, aiutami a salvare il mio matrimonio. E dall'altra stanza sentivo Camillo nel letto che diceva, Signore, ti prego, falla stare zitta, Signore, ti prego, falla stare zitta. Ecco qua la sciarpa, su, mettila. Prendi l'aspirina. Ma io non sono una moglie brontolona di quella a cui non va mai bene niente. Io non ho mai chiesto a Camillo di cambiare le sue abitudini. Un giorno si è presentato con un parrucchino troppo grande per lui che gli arriva sugli occhi e lo fa sembrare uno di quei cani da pastore dei cartoni animati. Beh, io non ho mai detto niente. Mandala giù col brandy. Adesso va in giro con un paio di stivaletti da cowboy. È alto 1,59 m, gli stivali gli arrivano al ginocchio, sembra sempre che sia appena sceso da cavallo. Eppure io lo amo lo stesso. Poi si è messo a studiare le lingue, si è iscritto a un corso di russo e adesso, invece di dire sì, dice da. Qualunque cosa uno gli chieda, lui risponde da. Vuoi stare con me? Ti stai di nuovo agitando. Ma chi è mio marito? Un uomo alto, 1,59 m, che va in giro con un paio di stivaletti da cowboy dicendo da, io lo amo ancora e lui mi pianta. Vuoi stare tranquilla, sì o no? Hai un collo che sembra quello di Rambo. Mi sembra di impazzire a volte, Olivia. Penso che sarebbe meglio se mi rinchiudessi in una casa di cura. Va bene, poi ci pensiamo. Se vediamo che il massaggio non funziona. Però questa non è vegetallumina, ha un altro odore. È vero. È dentifricio. Comunque mi sembra che il massaggio non funzioni molto. Forse tu sei troppo tesa. Oh, mi viene da piangere se penso a quello che mi sta succedendo. Lui mi dava tanta sicurezza con quel parrucchino. Se ti faccio male dimmelo, perché io non so quello che sto facendo. Non ho mai fatto un massaggio. Olivia, scusami, io sto abusando di te e sto approfittando della nostra amicizia. Lo so che ti sto facendo diventare matta. No, non è vero. E sì che è vero.
E va bene. Come va il collo? Un po' meglio. È già qualcosa. Però non dura mai molto. Beh, speriamo che stavolta duri. Oh, ecco, ecco che ricomincia. Bevi il brandy. No, non riesco a buttarlo giù. Vuoi che prenda un imbuto? Bevi, ti farà bene. Per fortuna i bambini sono in vacanza e così perlomeno fino a settembre tutto questo gli verrà risparmiato. Vuoi bere questo brandy, per favore? Olivia, ma io non voglio divorziare, io non voglio cambiare così da un giorno all'altro tutta la mia vita. Che cosa devo fare? Dimmelo, parla. Su, intanto devi cercare di stare tranquilla e tranquillizzarti. E poi ci mettiamo qua io e te e cerchiamo di pensare a tutta una nuova vita per te. Ma senza Camillo, ma come può essere una vita senza di lui? Ma io non vivo con Camillo, eppure sto benissimo. Poi riuscisci anche tu, Fiorenza, credi? È vero, tu ci sei già passata. Che cosa hai fatto? Dimmelo, parla. Sono andata avanti 5 giorni e 4 notti a bere. Non riuscivo più a lavorare. Ho mangiato per 15 giorni 1,5 chili di canditi al giorno. Sono ingrassata di 8 kg, 4 per fianco. Sembrava che girassi con la biancheria di ricambio in tasca. Eppure ne sono uscita. E anche Camillo, anche lui è un essere umano. Lui come farà? Ma lui è un uomo! Gli uomini hanno la libertà, possono frequentare e conoscere donne quanto li pare e piace. Noi donne. Ma tu credi che Camillo possa pensare a un'altra donna in un momento del genere? No, potrei giurartelo. Che domani sarà già seduto su uno sgabello in un club per scapoli con 2 guide del telefono davanti. Dici? E io che cosa ne farò di tutta la mia vita? Me ne resta così tanta davanti. Almeno avessi 70, 80 anni, potrei anche rassegnarmi. Te lo dirò io che cosa farai. Rincomincerai da capo, con le tue proprie forze. Sarai una donna indipendente. Oh, no, indipendente no, non voglio. Sì che lo sarai. Ah sì? Come prima di sposarmi? Ma sì, potrei ricominciare a lavorare. Ma certo, sarò una donna libera, indipendente, autosufficiente. Gliela farai vedere tu. Davvero? Beh, potrei tornare a lavorare dove lavoravo prima. Perché no? Dove lavoravi? E con Camillo? Ma allora! E allora aiutami! Ma come faccio ad aiutarti se non riesco neanche ad aiutare me stessa? Tu dici che è impossibile vivere con te. E io allora? Non lo vedi che frana che sono? Sono sciatta, disordinata, incasinata. Mi sono sposata con l'abito bianco macchiato di Coca-Cola. Ho sempre la testa altrove. A me piace leggere, scrivere, dipingere. Non mi piace fare lavori di casa. Li odio. Io leggo un libro e lascio la casa nel caos. Ma perché tu pensi che a me piacesse fare lavori di casa? Ma io lo facevo per i bambini, lo facevo per Camillo. E se telefonassi a Camillo? Per cosa? Non lo so, per riparlarne un attimo, magari c'è qualcosa che non ci siamo detti, qualcosa che non ha capito. Fiorenza, ascolta, tu stanotte dormi qui, domani vai a casa tua, prendi le medicine per la sinusite e vieni a stare qui. E sei sicura che non ti darò disturbo? Certo che me lo darai. E allora perché vuoi che venga a stare qui? Perché anch'io non ce la faccio più a stare per conto mio, mi sento sola, ecco. Ah. E non mi sei mai sembrata il tipo di persona che potesse sentirsi sola, Olivia. Comunque, se parli sul serio, ci sono 2 o 3 cose che potrei fare qui dentro. Se mi ci metto, questa casa diventerà degna di una rivista d'architettura. A me bastano i giornali sportivi. No, Olivia, lascia che faccia qualcosa. Voglio prendermi cura di te. Va bene, domani potrai farmi anche dei giardini pensili, tutto quello che vuoi. E mangerai come non hai mai mangiato. Ti piacciono le crepe al formaggio e il manzo alla mongola? Domani sera per cena te li cucino. Non devi pensare a far da mangiare, io mangio sempre fuori. È Camillo, eh? È lui, ah sì, lo sento da come suona. Pronto? Oh, ciao Camillo. Io non ci sono, tu non mi hai mai vista, io non sono mai venuta qua, tu non sai dove cercarmi, io non ci sono. Sì, è qui. E non dirglielo, ti avevo detto di non dirglielo. Sì, mi ha detto tutto, me l'ha raccontato. Ecco, e lui come sta? Cosa dice? Sta bene? Vuole parlare con me? Perché io non voglio parlare con lui. Sì, sono d'accordo con te, che Camillo. Cosa? Tu non puoi essere d'accordo con lui, è guai a te essere d'accordo con lui. Io sono amica tua, non lui, tu devi essere d'accordo con me, non puoi essere d'accordo con lui. A me sembra che la stia prendendo molto bene. Ma non la sto prendendo bene un bel niente. E digli nel collo, mi comporto come una matta e questo ti sembra sia prenderla bene? Sì, hai ragione, hai perfettamente ragione. Tu sei stato meraviglioso, ti meriti il paradiso. Il paradiso, l'inferno, a te, a lui. Che cosa vuoi? Ma vuole parlare con me, chiedigli se vuole parlare con me.
Vuoi per caso parlare con Fiorenza? E dammi il telefono che gli parlo io. Ma non vuoi parlare con Fiorenza. Non vuole parlare con me. Ma sì, sì, certo, lo so. Hai ragione. Ok, d'accordo. E riguardati, mi raccomando. Buonanotte. E così alla fine è lui che non ha voluto parlare con me. Mi dispiace. E allora cosa ha telefonato a fare? Voleva essere tranquillizzato, che tu stessi bene. Ah sì? Ha detto che ti vuole molto bene, che sei una madre, una moglie meravigliosa. Ah sì? E che cosa vuol dire? E che cos'altro ha detto? Niente di importante. Che cos'altro ha detto? Niente! Ah, così ha detto, quel nano cowboy pelato. Beh, digli che un'altra come me non la trova più nemmeno se campa fino a 100 anni. Allora, quale camera da letto preferisci? Quella dalla quale si vede la campagna o quella dalla quale si vede un tizio che dorme nudo? La campagna mi deprime. È finito. Sì, è veramente finito. Magari è meglio se prendi anche una pastiglia per dormire. No, 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 non riesco a ingoiare nulla. Beh, puoi sempre tenerla in bocca e succhiarla piano piano. Fino a mezz'ora fa non ci avrei creduto, ma adesso sì, il mio matrimonio è veramente finito. Bene, adesso possiamo andare a dormire? Io non ho solo te, Fiorenza, ho anche un lavoro. E io dovrò convincermi che saprò vivere benissimo anche così, da sola, non è vero? Certo, incominci domani. Adesso andiamo a dormire. Sì, signora. E intanto comincerò a rimettere a posto anche la tua vita. Fare un po' di ordine. Olivia, per favore, potresti darmi un pezzo di carta? Voglio provare a buttare giù tutti i menù della settimana. Io non voglio nessun menù. E non provare a pianificare i miei pasti, perché io non voglio dipendere da un pollo arrosto. Adesso possiamo andare a dormire, per favore? Non potrei restare qua da sola soltanto 10 minuti. Devo rimettere un po' a posto le idee, poi comincio a fare un po' di pulizia. Quando lavo per terra penso meglio. Ma io non riesco a dormire se ti sento trafficare qui. Se proprio vuoi fare qualcosa, puoi andare giù nell'atrio oppure lavare l'ascensore. Ah, vedrai che domattina mi ringrazierai, se riesco a buttare fuori tutta questa spazzatura. Vedrai dei mobili che non sai neanche di avere. Sì, sì, tu vai a dormire, ci vediamo domattina a colazione. Non è che hai intenzione di fare grandi cose, vero? Tipo cambiare la tappezzeria o qualcosa del genere? No, 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 no. Ci impiego solo 10 minuti, non un secondo di più, te l'assicuro. Olivia, non mi ero mai accorta che tu fossi davvero così sola. Deve essere stato terribile per te qui senza nessuno in casa. Beh, la vedremo. Cinema. Il mio pane, sentiamo. Ma quanto tempo ci mette Fiorenza a fare il caffè? Beh, prima di tutto deve andare in Brasile a coltivarlo. Dai, sentiamo la domanda. Attrice inglese degli anni 50, considerata la rivale di Marilyn Monroe. Chi è? Oh, ma questa è facile, la so, la so, sì, sì, la conosco, come si chiama, ce l'ho sulla punta della lingua, sì, è un po' troia, suo marito doveva essere un produttore. Dacci un aiuto. No, nessun aiuto. E vabbè, dici qualcosa. Il suo nome è quello di una dea. Una dea di che genere? Greca o indiana? Di quelle nude con la tunica o di quelle tutte storte arrampicate sugli uomini? Ha telefonato nessuno per me? No. No. Un nome di dea... Minerva! Minerva! No, non c'è nessuna attrice che si chiama Minerva. No, 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 no. Giunone. No, no, non è neanche Giunone. Giunone è la marca di un reggiseno. Una Pepsi ghiacciata per Miki. Grazie. E dov'è il tuo centrino? Il mio cosa? Il tuo centrino. Ho comprato tutta una scatola di centrini bellissimi di plastica per appoggiarci sopra bicchieri e lattine. E come questo? Io pensavo fosse un biscotto al cioccolato. Vabbè ragazzi, usate sempre il vostro centrino così non roviniamo il tavolo. Sherry on the rocks? Sherry on the rocks? Ed ecco qua il mio centrino. Brava. E ricordatevi che un bicchiere bagnato toglie il lucido, passa la cera e rovina il legno. Se Camillo, voi di me non sapete niente. Venere. No, non è neanche Venere. Venere è un pianeta o una stella? Ed ecco un bel posacenere pulito per Silvia. Grazie. È la vostra risposta? Oh, ed ecco qua. Che profumo.
Nino, che cos'è Fiorenza? Ah, la solita crostata di arancia amara fatta da me su foglia di ginepro sotto vodka. Ma ti sei data tutto questo da fare per me? No, l'ho fatto per tutte. E comunque mangio bene sul tavolo perché ho appena finito di passare l'aspirapolvere. E tu, Olivia, che cosa vuoi? Anatra laccata la pechinese per sé. Ma non lo vedi che sto cercando di concentrarmi? Beh, magari soltanto un pezzettino. Vada per gin e tonic. Ragazzi, chi ha spento il vaporizzatore alla banana? Il cosa? Il vaporizzatore alla banana. Per favore, non scherzate. Io sto cercando di rendere l'aria qui dentro perlomeno respirabile. Ma lo stai facendo apposta, vero? Confessa. Lo stai facendo apposta per distrarmi, per farmi perdere e vincere tu. Ma figurati, io non ho neanche sentito la domanda. Attrice inglese degli anni 50, considerata la rivale di Marilyn Monroe. Diana Dorsey. È vero, la dea Diana. Non doveva rispondere lei. Dovevo rispondere io. Io ho fatto tutta la fatica di pensare, arriva lei e risponde al mio posto. Diana Dorsey. Lo sapevo anch'io, accidenti. Nick, quanto potrebbe costarmi noleggiare un sicario? Io non ne posso più. Sono 3 ore che siamo qua. Avremo fatto sì e no 4 domande. Io non riesco a concentrarmi. Vivo nell'incubo che quella ci arriva alle spalle e si mette a lavarci i capelli con lo shampoo. Questo tramezzino è perfetto. Il pane tostato al punto giusto, né troppo morbido né troppo secco. Ma sentite cosa ho saputo. Che Camillo ha una faccia da far spavento. Si fa portare sulla cena tutte le sere dal ristorante cinese sotto casa. Mio marito l'ha incontrato e aveva il mento sporco di salsa di soia. Questa sera era tutto perfetto, l'insalata, la crostata, ma dove le trova le arance amare? Le abbiamo coltivate in terrazza. Olivia, fai qualcosa. Una volta queste erano le divertenti serate tra amiche. Adesso sembra il tè della regina Vittoria. Prima sono state in bagno, le asciugamani sono morbidi e profumati, bianchi, che più bianchi non si può. Fiorenza avrebbe dovuto nascere 100 anni fa, sarebbe andata benissimo in un altro mondo. E dove sto cercando di mandarla? Dio, guarda quella macchina come ha pulito le tendine. Probabilmente sta facendo altrettanto con i nostri polmoni in questo momento. Sentite, lasciamo perdere, io me ne vado a casa. Dai, stai seduta, adesso arriva. Adesso quando? Scommettiamo anche di là, che sta federando i mobili della cucina. Dai, senti, almeno finiamo la partita. Oh, senti tu, me? Questo gioco non è neanche che mi piace poi così tanto, però è l'unica sera a settimana che posso uscire. Posso vedere le mie amiche, parlare un po' di tutto, spettegolare, di uomini, di sesso. Guarda, sarei persino disposta a parlare di politica, di economia, di sport. Ma non mi interessa sapere a che punto va tostato giusto il pane per i tramezzini o di come sono morbidi e soffici gli asciugamani lavati con Niagara. E ci sono 2 categorie di persone al mondo che mi fanno diventare matta. La prima, quelle che hanno appena smesso di fumare. E la seconda, quelle che si sono appena separate. Sì, però tu potresti essere un pochino più comprensiva. Terza categoria, quelle che dicono che bisogna essere più comprensive. Dai Silvia, aspetta un momento, non andartene. Olivia, la colpa è tua. Sei tu che l'hai fermata quando voleva suicidarsi. Ha ragione. Bisogna ammettere che ha ragione. Io avrei parlato volentieri di sesso, ma nessuna di voi ha iniziato. Spero di avere con me il portafogli, in modo che possano identificare il mio cadavere. Fiorenza, stiamo tutti aspettando te, accidenti. Vuoi smetterla in cucina e venire qui a giocare? Ma che cos'è questo odore? Disinfettante. Sono le carte, le ha lavate. Eccomi qua, qual era la domanda? Come si intitola la commedia che ha vinto il premio Pulitzer nel 1983? Buonanotte mamma. Ecco, buonanotte anche a te tesoro. Oh, mi dispiace, colpa mia. No, tranquilla, mi sa che questa sera nessuna di noi ha voglia di giocare. Ma sì, dai, tanto meglio. Domattina devo alzarmi presto. E che cosa ne pensa, Miki, tuo marito, del fatto che tu sei in polizia? Oh, non gliene importa niente, a lui interessano solo le possibilità erotiche. Per esempio? Per esempio, legarmi con le manette a letto. E tu te lo sei lasciato fare? Sì, una volta. Poi lui si è addormentato e io mi sono beccata l'ernia del disco nel tentativo di raggiungere il bagno. Statemi a sentire voi due, siete fortunate, io vi invidio. Noi due, perché? Ma perché siete libere, potete andare dove volete, fare quello che vi pare. Bisogna guardarsi intorno, eh?
Gli uomini sono molto più belli e interessanti adesso che 10 anni fa. E a che cosa pensi sia dovuto? Beh, al fatto che hanno 10 anni di meno. Oh, io 10 anni di più. Stammi bene a sentire. A questo mondo esistono 2 sessi. Noi apparteniamo a uno di questi sessi. Ora, non è colpa mia, non sono stata io, le cose stavano già così, ma si dà il caso che di tanto in tanto il nostro sesso debba, per così dire, entrare in relazione con l'altro sesso. Vuoi dire uomini, parla chiaro. Se proprio non sono stata chiara, se proprio vuoi un nome, ok, uomini. Sai, questa è piuttosto comica. È da qualche settimana che per me è come se gli uomini non esistessero. Il lato comico mi sfugge completamente. Ma non voglio dire che io non li trovi interessanti, ci sono un sacco di uomini interessanti. Per esempio, un nome. Gorbaciov, lo trovo un uomo veramente molto interessante. Sì, ma esce poco la sera. Fiorenza, non possiamo stare chiuse in casa tutte le sere come stasera. Ma io ho appena divorziato, Olivia, lasciami ancora qualche settimana. Ma che cosa ti ho chiesto? Vorrei soltanto uscire una di queste sere a cena fuori con 2 amici. Ma io non so proprio chi potrebbe invitarmi. L'unico scapolo che conosco è il mio parrucchiere, però esce sempre col suo fidanzato. Ah, ma a questo ci penso io. Ci sono 2 fratelli che abitano in questa stessa casa, sono 2 spagnoli, abitavano in Spagna e sono simpaticissimi. E tu come lo sai? Sono rimasta chiusa in ascensore con loro l'altro giorno, mi hanno invitata a cena, andrebbero benissimo. E come sono? Sono 2 spagnoli di classe, vestono in doppio petto. Vestire in doppio petto non significa necessariamente essere una persona di classe. Avevano anche i pantaloni con il risvolto e il fazzoletto nel taschino della giacca. Ah, ma sono giovani, sono vecchi, insomma sono belli? Insomma, ti dico che sono 2 spagnoli di classe. E come sono 2 spagnoli di classe? Io che mi piglio? Tu prenditi quello che vuoi. Come entrano dalla porta, tu punta dritto quello che scegli. È tuo. Promettimi solo una cosa. Che cosa? Non chiamarli Camillo. Camillo, dimenticatelo. Si chiamano Manolo e Jesus. Manolo e Jesus. Manolo e Jesus, con la I lunga. Ma dov'è l'ilunga e Manolo? No, ma insomma, Fiorenza, vuoi smetterla di fare un problema per qualsiasi cosa? Questa sera andiamo a cena fuori. Conoscono i migliori ristoranti spagnoli, hanno detto. No, non ci pensare neanche. Io non vengo fuori in un ristorante per farmi vedere da tutti. Eh sì. Perché secondo te la gente si mette tutta in fila sui marciapiedi per vedere con chi vai a spasso tu? Ma io penso alla gente che mi conosce, penso ai miei amici, ai miei bambini. Ma ti immagini mia suocera che mi vede sorseggiare tequila con Manolo e Jesus? Fiorenza, io ho bisogno, e dico bisogno, di uscire una sera con un uomo. Il tempo passa e i miei ormoni stanno letteralmente impazzendo. Dammi una mano. E va bene, però non ceniamo fuori, ceniamo qui. Qui, in casa. Fiorenza, l'obiettivo principale della serata non è il mangiare. Qui c'è in gioco il nostro amore e dobbiamo cercare di lottare, Fiorenza, per difenderlo e non perdere. Ma io non voglio proprio perdere niente. Tu hai parlato di una cena, io la cena te la cucino. Preparerò un bel capone arrosto all'andalusa, riso alla valenziana, fiocchi di patate avogado per secondo e soufflé di limone. Ma sei pazza, vuoi farli scoppiare? Poi dobbiamo aiutarli per tirarsi su dalle sedie. Io li voglio svegli, Fiorenza, non distrutti dal cibo. La prima volta che ho incontrato Camillo, gli ho cucinato del riso al curry. Non se n'è più andato. A chi telefoni? Telefono ai miei figli. Voglio che sappiano da me quello che faccio prima che qualcuno gli dica che la loro mamma è una puttana. E come hai detto che si chiamano, Manolo, eh? Jesus. Oh, Gesù! Ma questo si chiama Gesù! Si chiama Gesù, ma è un altro! Ma non me l'avevi detto che si chiamava Gesù? Ma cosa gli dico ai miei figli che vado fuori a cena con Gesù? Oddio! Ma potrebbe non piacere il capone arrosto a Gesù? Forse dovrei pensare a qualcosa di più semplice. Un po' di pane, un po' di pesce, qualcosa del genere. Pronto? Sì, scusi, il signor Anger c'è? Ah,
e i figli del signor Anger ci sono? Ah, sì, e come stanno? Ah, chi sono io? Io sono la mamma del signor Anger. No. Io sono la mamma dei figli del signor Anger. Cosa fanno? Ah, mangiano? Tutto? Oh, schifezze. No, senta, per favore, gli dica che ha chiamato la loro mamma, che non sta tanto bene, insomma, se mi richiamano, grazie. Oddio, ma è meraviglioso! Sembra una puntata di Capitol. Mi sento rifiorire. Sento che stasera potrei conquistare chiunque come un personaggio di Dynasty. Oh, ma sei bellissima! Mi piacciono molto questi orecchini così grandi. Fanno molto Espagna! Che cosa c'è, Fio? Qualcosa che non va? Lo intuisco dalla tua conversazione. Ok, sentiamo, cosa c'è che non va? Te lo dico io cosa c'è che non va. Avevi detto che saresti stata a casa alle 7. Così ho detto. Così hai detto, sarò a casa alle 7. Così hai detto. E va bene. Ho detto che sarei stata a casa alle 7 e invece sono le 8:20. Qual è il problema? Se sapevi che avresti fatto tardi, perché non me lo hai telefonato? Non potevo, ero troppo occupata. Tanto occupata da non poter fare una telefonata, si può sapere dove eri? Stavo andando su e giù dalla 6th Avenue a cercare un paio di orecchini. E ne ho 100.000 io paio di orecchini, non avrei potuto prestartene uno io? Ti ho detto tante volte che non posso usare i tuoi orecchini, mi si sono richiusi i lobi. E te li avrei riaperti volentieri io, a morsi, vengono benissimo. Camillo, quando era in ritardo, mi telefonava sempre. In ritardo? Ma io non sono in ritardo, sono la prima, non c'è ancora nessuno. Mi dici che differenza fa se sono le 7:30 o le 8:20? Te lo dico io che differenza fa. Tu mi avevi detto che i nostri ospiti sarebbero arrivati alle 7:30, quindi tu avresti dovuto essere a casa alle 7 per aiutarmi con gli antipasti. Alle 7:30 gli ospiti arrivano, prendiamo l'aperitivo, alle 8 in punto ci sediamo a tavola e la cena comincia. Adesso sono le 8:20 e il mio cappone è cotto al punto giusto. E se non ci mettiamo a mangiare entro 5 minuti, il mio cappone può riprendersi le sue ali e volarsene fuori dalla finestra. Oddio mio, salvami tu. Ma lascia stare, digli piuttosto di salvare i miei 5 kg di cappone. 5 kg? Hai fatto 5 kg di roba arrosto. Ma quelli si addormenteranno dopo aver mangiato, faranno la siesta, altro che occuparsi di noi. Quando ho gente a cena io cucino sempre come si deve e il cappone che è di là è il miglior cappone che si potesse trovare in tutta la città e adesso sta rinsecchendo. Beh, non puoi tenerlo un po' bagnato? E come? Magari avvolgendolo in un asciugamano umido. E certo, perché no, mettendolo sotto la doccia. Ma tu non capisci niente, un cappone arrosto va mangiato appena cotto, cric crac, deve scrocchiare, se no diventa fossile. Beh, allora affettalo e servilo freddo. Affettato di cappone freddo per una cena seduti, ma perché ne hai presa per una selvaggia? Eccoli qua, io vado di là in cucina a cercare di togliere almeno le ali che saranno le più rinsecchite. Resta dove sei. Io non mi prendo nessuna responsabilità per la cena di questa sera, sia chiaro. Ma chi ti dice niente? Ma chi se ne frega della tua cena? Questa sera abbiamo un appuntamento con due uomini, non una gara di cucina. E tu sei pregata di raccontargli per filo e per segno tutto quello che è successo. Scriverò una confessione sui loro tovaglioni. Adesso togliti quel grembiule da Peter Pan che apro la porta. Hai finito? Ho finito. Oh, salve! Buonasera! O forse potrei dire buenos días? Può dirlo, ma è molto sbagliato.
si dice buenas tardes. Días es matino, aduana. E tardes es sera. C'è compris. No, lei comprendo. Es francese. Ho capito. No, ho capito, es italiano. Beh, vogliamo accomodarci, amigos. Amigos, molto bene, facciamo progressos. Jesús, tu has qualcosa da dire? Sì, con nuestras más profundas felicitaciones. Muy encantado de conocerla. Manolo y yo abbiamo portato flores frescos, dulce frescos y un flamenco para el ambientacio. Rose rose, para los cabellos. Para el vuestro pelo, maravilloso. Oh, qué gentil. Yo espero que los dulces les gusten, son amari. I dolci sono amari? Sì, ma non tanto, solo un pochito amari. Amarini. No, 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 no amarini, sono amaretti. Sono amaretti, sì, non amari, amaretti. Scusami, noi non ci incontriamo bien con il vostro preziosissimo idioma, lingua. Ah, ma avete avuto un pensiero proprio squisito. Li metterò subito nell'acqua. E solo los flores. E i dolci non niente acqua. Li metterò in un vaso. Ma perché no sul corazon? Sono le 8:30. Le 8:30 della tarde sul corazon? Come? Usted tiene il corazon sulle 8:30. E io ho risposto a lui che mi ha detto corazon, cioè che ore sono? No, 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 no. La signora ha detto corazon. Ma è corazon. Corazon. Corazon, equivocado! E mi dica, la signora è sola questa sera? Oh, no, 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 dov'è? Manolo e Jesus, permettetevi di presentarvi, Fiorenza Anger, che abita qui con me ed è la cuoca della serata. Signora Anger. Estremamente onorato di far la sua conoscenza. Il mio nome è Manolo Costasuela. Ai suoi ojos e alle sue labios. Los ojos li ho appena reencontrados. Le labios spero di incontrarle pronto, presto. E questo cosa vorrebbe dire? Ma no, 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 non si spaventa, non si spaventa. Questo è un piropo, è un complimento poetico. Quando un hombre incontra una bella mujer le porge sempre un piropo, un bacino. Per me, scusate. Con il mismo gusto. Ha il gusto che son pronto a redoblar. Tutto l'universo nel volto di Olivia. Oh, il cielo negli occhi, il sole nel sorriso, la neve eterna sulla pelle. Oddio, grazie. E questo è un polipo? Piroppo, piroppo. Questa è una lietissima sorpresa, signora Unger. E questo è il mio amato hermano fratellino, Jesús Costasuela. Molto piacere. Provo nel conoscere usted un sentimento di grandissimo giubilo che mi gratifica moltissimo. Beh, vogliamo sederci, ragazzi? Gracias. Lei sta bene? Se mi siedo qui, su questa sedia. Oh, sì, sì, va benissimo. Parcheggiate pure dove volete. Oh, sì, sì, abbiamo parcheggiato proprio qua davanti. Ma no, Jesús, la signora dice di parcheggiare, di assettarsi qui. Come mi diverto. E lei, Jesús, vuol sedersi qui sul divano? Con molto gusto, se non è di troppo molestia. Oh, beh, lei cerchi di farlo nel modo più silenzioso possibile. E tu, Fiorenza, vuoi sederti qui sul divano vicino a Jesús? O sulla sedia, dove preferisci. E lei, Manolo, non si siede? Dopo di lei, signora. Oh, pardon. Che cosa c'è? Non le piace il divano? Oh, no, io adoro questo divano. Ecco, ho pensato che forse voleva sedersi lei. Ma sono stata io a dirle di sedersi sul divano, si ricorda? Seguro. Prego, s'accomodi. Non prima che stai a seduta la signora. Le chiedo disculpa veramente imperdonabile. Bene. Adesso, Olivia, se siede lei... Bene, tocca a me. Benissimo. Adesso mi siedo io. E adesso ti siedi tu. E possiamo offrirvi qualcosa da bere? Perché invece non proviamo a stare tutti quanti seduti insieme? Olè! Fiorenza, siedi. Ragazzi!
ragazzi, seduti! Questo succede costantemente in Spagna. Forse proprio per questo che abbiamo necessità di fare la siesta. Olivia, lo sa che la sua casa è bellissima, è veramente bellissima. Le piace? Mi piace, ma mi gusta moltissimo. È tutto così, così stupendo. Sembra una cosa del Greco. Di chi? Il Greco, il pittore. Veramente non mi ricordo chi ha dato la tinta alle pareti. Oh, come mi diverto. Ah, Olivia, lei però mi ha detto una mentira. Mi aveva detto che la sua casa è troppo disordinata per invitarci a cena. Ma non è disordinata para nada. Perché dopo di allora ho trovato una donna che mi fa le pulizie tutti i giorni. Anzi, più volte al giorno. Anche io ho chi mi fa limpiezza. E mio fratello Jesus. È verdad. Ma mi gusta che la mia casa sia sempre muy linda e ordenata. Io e Manolo siamo molto, molto distinti. Io sono ordenato e lui no. Io sono sempre puntual. Lui sempre impuntual. Lei non immagina la difficoltà di vivere insieme. Io divento nervioso. No, me lo immagino. Ho già sentito dei casi del genere. Anche tu, vero Fiorenza? Scusi, lei prima intendeva parlare di il Greco, il famoso pittore. Sì, spagnolo, sì, è vero. Forse la signora intende riprendere la conversazione un poco più indietro. Sì, io vi ho raggiunti solo adesso. Beh, questa è proprio una simpatica occasione. Stavo giusto raccontando a Fio di come ci siamo conosciuti. Ah, e chi è Fio? Fio è lei. Io sono Fio. Fio è il diminutivo di Fiorenza, tipo Fiorenzina. La mia mamma mi chiamava Fio e Fio è un diminutivo. A me sembra piuttosto un aumentativo. Già. Anche a me a volte mi chiamano Olly invece di Olivia. Questo è un diminutivo. E la mia mamma qualche volta Olivella. Interessante. Molto interessante. Sì, è una lingua un po' complessa. Però il Greco non era spagnolo. È vero, era greco. Infatti il nome stesso lo dice. Il Greco che vuol dire il Greco, cioè è nato in Grecia. Lo so, conosciamo lo spagnolo. Ah sì, ma invece Velázquez era spagnolo. Velázquez. Sì, anche Velázquez. No, Velázquez e Velázquez sono la stessa persona, solo che uno è pronunciato alla straniera e l'altro è pronunciato alla castigliana. L'espagnolo di Castiglia è una lingua completamente diversa dalle altre. Voi dite Barcelona. Noi Barcelona. Probar. Barcelona. Barcelona. Sì. Beh, quest'estate è stata proprio calda, vero? Molto sì, calda. Molto, molto calda. Muy caliente. Sì, io credo l'estate più calda che mi ricordo. L'altra notte io e il mio hermano abbiamo dormito senza niente addosso. Davvero? Abbiamo lasciato le finestre aperte per fare un poco di corrente. Solo che quelli della casa di fronte ci hanno visto. Sono marito e moglie un poco anziani. E quando ci hanno visto, loro hanno pensato che noi siamo, scusa, come si dice quando due uomini si vogliono bene, che sono... Sono fratelli. Ma no, fratelli. No. Io dico, e carciofi. No, spinaci. Ma no, spinaci. Finocchi. Finocchi, brava, giusto, loro pensano che siamo finocchi. No, ma non è assolutamente vero, credimi. No, ti credo. Anzi, nosotros siamo al contrario. Qual è il contrario dei finocchi? Boh, non finocchi. Nosotros somos non finocchi. Siamo il massimo dei non finocchi. Perché ridete? Mi dica, Fio, visto che voi due vivete insieme, la gente non pensa che siete... finocchi? Ma no, noi non siamo finocchi. Perché ve lo chiede? Perché qui ogni venerdì sera arrivano un sacco di donne e la gente dice cose strane. Ma no, noi qua giochiamo a carte e nessuna di noi è finocchia, anzi. Muy interessante! Questo è un punto a favore di Fiorenza. E poi come mai se un gruppo di uomini giocano a poker nessuno pensa che siano finocchi? Olè! 2-0 per Florenzia! Io non sopporto queste cose, mi viene quasi da piangere. Oh, Fiorenza, non mi dica che è al punto di aiutare.
Olè! Ai, che allegria col flamenco! Bene, mi sembra che l'atmosfera si stia riscaldando e scommetto che i ragazzi vogliono iniziare con un aperitivo. Ma questa è un'ottima idea! Bene, e che cosa volete bere? Io non vorrei creare molestia, ma per me andrebbe benissimo una doppia vodka. Ah no, Manolo, me lo avevi promettito, niente più doppia vodka. Lo sentite? Jesus a volte parla proprio come mia madre. E però ha ragione, i liquori mi fanno male. E quando bevo divento aggressivo e rischio di tirarmi contro tutta la gente. Vabbè, per questa sera facciamo una doppia vodka. E lei, Jesus? Por Jesus un floritida. Anzi, un martini, molto, molto, molto dry. Va bene. Io dove vai? Vado in cucina a prendere da bere. E tu intanto puoi fare un po' di amicizia. Bene. Bene. E quindi voi due siete fratelli? Sì, tutti e due. Ma che bravi. E da dove venite? Da Barcellona. Ma che bello. Da quanto tempo siete qua? Tre anni. Ma che interessante questa cosa. E siete qua in vacanza? Oh, no. Siamo qua per lavoro, non è vero, Jesus? Lavoriamo in Iberia. Oh, lavorate in Siberia? Andate avanti e indietro tutti i giorni, deve essere proprio dura. Ah no, in Iberia, le linee aeree spagnole. Scusate, non avevo capito. E siete piloti? No, siamo amministrativi. Bisogna proprio che lo impari lo spagnolo e poi quest'anno di gran moda. Una donna non può andare tranquilla alla toilette se non sa cosa vuol dire caballero. Ah, che caballerosa, muy, muy spiritosa. Anda. Io non potevo venire senza te. No, ti avevo detto che non volevo ballare. Olivia, hai bisogno di aiuto? Sto benissimo, solo un po' di problemi con i piedi del ghiaccio. Ah, è così, Fio, mi dica, di che cosa si occupa? Io sono separata. Separata dal suo lavoro? Ma no, da mio marito. Oh, chiedere scusa, non aveva comprendito. Prima lavoravo, poi io ho smesso quando sono diventata mamma. Mi dica, è usted anini o sa dei figli? Sì, le donne sono mamme proprio perché hanno dei figli. Quante? Tutte le donne che hanno dei figli di solito sono anche mamme. No, quanti figli ha lei? Io? Tre? No, solo due, contavo anche mio marito. Ma adesso che sono separata voglio riprendere a lavorare. Ah, questa è la grande differenza tra l'Spagna e l'America. L'Spagna è ancora all'antigua, è ancora molto tradizionale. In Spagna è ancora l'uomo che deve portare la pagnotta. Portare la pagnotta? Ma sì, e tirare la carretta. Ma quale carretta? Quella con la pagnotta. Ma cosa c'è da ridere della carretta e pagnotta? No. Ma io e mio fratello Jesus siamo molto moderni, molto anticonformistas. È per questo che abbiamo divorziato dalle nostre mogli e siamo venuti a vivere qui, in questo meraviglioso paese. Noi amiamo molto la Spagna. Ma ormai era giunto il momento di dirci adios. Oh, ma questo è molto triste. Voi avete dei bambini in Spagna? Oh sì, milioni di bambini, muchissimo, tantissimi. Ma no, ma volevo dire bambini vostri. Ah no, no. Io e Manolo siamo persone molto serie. Se avessimo avuto dei figli, saremmo rimasti in Spagna con le nostre famiglie. Infelici per sempre. Ma questo è davvero triste. È terribile, vero, quando si perde la propria anima gemella. Oh sì, è proprio vero. Ma cos'è l'anima gemella? È un modo di dire. Mira, Manolo, quando il can va l'acqua non sa che il pallone... Lascia perdere. Sì, lasciamo stare, perché sennò è come tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Il lardo? Ma che è il lardo? Lo zampino del gatto? Il lardo del gatto? Ecco. Miau. Ecco. Questa è la parte peggiore di tutta la situazione. Ah, ma vi siete fidanzati da piccoli? Ma no, sono il mio bambino e la mia bambina. Oh, muy lindos, molto carini, molto. E mira, Jesús, preciosos. Oh sí, muy preciosos. E la bimba le assomiglia muchísimo, dos gotas de agua. Ma no, questo è il mio bambino. Ah, ma vivono con il padre. No! Sono appena tornati dalle vacanze perché non possono stare lontani dalla loro mamma. E chi è? Io! Mi chiamano tutti i giorni. Ai, che soledad! Sì, ma lo farebbero anche d'inverno. Ecco, e questo è lui, mio marito, mi marido. Sì. È molto distinto.
vero Jesús? Muy distinguido. Sí, muy distinguido. Es un po' pequeño, eh. Oh, ma... mezzo un cowboy! No, 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 solo gli stivali sono da cowboy. E ha dei bellissimi capelli neri, è di origine spagnola. No, 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 lui no. Ma probabilmente il parrucchino sì. Ecco, questo non è carino. Ma chi? A chi non ne sta ninguno? Lo so, è il salotto del nostro appartamento. Avevamo un appartamento bellissimo. Ah, sì, 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 questo è veramente bellissimo, Jesús. Le lampare sono bellissime. Visto? Ah, queste lampare sono antiche. Vengono da Venezia e i merletti intorno li ho fatti tutti io a mano. Oh, avevamo una casa così bella e io non volevo mai uscirne. Era il regno della felicidad. Tutti ridevano anche quando io parlavo e tutti parlavano anche se io ridevo. E io pensavo che sarebbe durato per sempre. E invece... in un attimo, puff, andato, finito, desparecido, Camillo, le lampare, le risate. No, non pianga, io sono sicuro che se cerca bene le lampare come queste le trova anche a chi. Scusatemi, 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 non volevo piangere, non pensavo mi sarei commossa fino a questo punto, io sono anche allergica alle lacrime, posso offrirvi dei salatini? No, ma no, ma no, piangere fa bene. Le lacrime lavano via i dispiaceri, non è vero, Jesús? Quando Manolo si è separato da sua moglie, ha llorato e llorato per tre días e io con lui. Davvero? Ma sì, io ho amato quella donna come nessun altro uomo può amare la sua anima gemella. Io di noce, ogni noce, tutte le noci, sì, io penso a lei, non è vero, Jesús? È verità, io lo sento ogni noce nel suo letto che pensa a lei e io ramo tutto. Ah, che allegria col flamenco! Ho commesso un grave errore, sì, io mi chiedo costanto, Salina, perché ti ho abbandonato, perché? È stata una pazzia, sì, ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ma non è troppo tardi. E torni in Spagna, vada, andate. No, ma è tardi, è troppo tardi. Si è risposata un mese fa. Allora sì, è troppo tardi. Per me è la misma cosa, ma molto, molto peor. La mia consuelo. Ma che Dio la perdoni, mi ero infedele! Ma io so che oggi la perdonerei perché la chierio mucho. Ai, quanto la amo! Donde la trovo un'altra mujer come Consuelo? Donde? Non la troverò mai! Ma lei sapeva chi era l'altro uomo? Ah, sì! Oh, lo suo hermano! Ma no! È quello marito della tua ex esposa! Che barbarità! Si può sapere che cosa è successo? E tu che cosa gli hai detto? Io non gli ho detto niente, hanno fatto tutto loro, te lo giuro. Se proprio vuoi una ragione per piangere, vai in cucina, apri il forno e guarda il tuo cappone. Oddio, ti avevo detto di chiamarmi, ma perché non mi hai chiamata? Ragazzi, scusate, avrei dovuto avvisarvi. Fiorenza Anger è una telenovela vivente. Ma no, io credo che sia la donna più sensibile che abbia mai conosciuto. Sì, così soave, così fragile, così delicata, così... così a spagnola. È proprio il tipo di mujer che si incontra di solito solo a Barcellona. Quando esce dalla cucina può darsi che scappi proprio là. Io spero che piaccia a tutti la carne bruciata. Ai, che allegria col cappone! Vabbè, dai, aspetta un momento, magari si può salvare qualcosa. Ma che cosa vuoi salvare? Ormai quello là non è più un cappone, è un corvo, sembra il falcone maltese. Possiamo vederlo anche noi, zio? Ma sì, la prego, Florencia. Ai, ai, ai. Este è un capone muy, muy abbruciacchiato. Sì, sì, ma non è problema. Possiamo preparare una paella di pollo in 10 minuti a casa nostra. Ma col mio capone? Ma no, abbiamo delle pegne in scatola surgelate che sono meglio di quelle fresche. Allora, vi aspettiamo. Appartamento 14B. Olè!
anzi due amori. Oh, Fiorenza, la nostra ora è suonata, questa è la grande annata delle donne. Dai su, forza, prendi i salatini e una bottiglia di vino. Io non vengo. Cosa? Ma io non so più cosa dirgli, gli ho già raccontato tutto, poi non li capisco. Quando il marinero è sperdito, il butumiel ritorna al puerto, ma cosa vuol dire? Io non lo so. Io non sono un filosofo spagnolo. Sono solo una povera donna piena di frustrazioni e di voglie insoddisfatte. Prendi i salatini. Ma io mi sento in colpa. Penso ai miei bambini, poi io sono ancora tanto legata a Camillo. Fiorenza, aprire una scatola di pella surgelata con Manolo e Jesus non vuol dire commettere adulterio. Per l'ultima volta prendi i salatini. E va bene, andiamo, però non ci divertiremo per niente. Io sono troppo tesa. Sono tesa come una vuoi smetterla di agitarti, sennò starai di nuovo male. Che cosa c'è adesso? Mi si è rotta la schiena. La sento rotta. Mi si è rotta. Ma non ti si è rotta proprio un bel niente. Non torna più come prima. Non mi toccare. Accidenti a te, Fiorenza, mi stai rovinando tutta la serata. Come faccio a lasciarti così? No, tu devi andare, tu vai per favore, vai, perché se resti qua mi fai diventare ancora più nervosa. Tu devi andare. Ti porto un'aspirina. Oh, signore, ti prego, signore, non farmi morire qua, signore, per favore, fammela ritornare come prima. Ho due bambini che hanno tanto bisogno della loro mamma, signore, ti prego, fallo per loro. Ti prego, signore, ti prego. Signore, ti prego, falla stare zitta, signore, ti prego, tappale la bocca. Va bene. Per quanto tempo durerà ancora questa storia? Hai intenzione di passare tutto il resto della tua vita senza più rivolgermi la parola? La tua grande occasione di parlare l'hai avuta ieri sera. Ti ho scongiurato di venire di sopra con me. Desideravo tanto una serata romantica. E invece mi sono trovata uno strato di sale che mi sbarrava la strada. Non voglio mai più sentire la tua voce in vita mia, hai capito? Sì, Olegio, comprendo, todos gracias. Questa è la chiave della porta di servizio. Tu mantieniti tra la porta d'ingresso e la tua stanza e non correrai pericoli. Ah sì? Allora se la metti in questo modo, ti ricordo che io pago metà dell'affitto e posso andare in tutte le stanze che voglio. Non nelle mie personali e private. E quando giri per casa, tappa gli specchi perché non voglio vederti neanche dipinta. E adesso togli quella roba dal mio tavolo. Ho capito che cos'è che ti dà fastidio, che io ieri sera ti abbia un po' guastata la tua notte di sesso. Notte di sesso? Ma se non riesco neanche a fare dei sogni sporchi, che arrivi tu e me li pulisci. Non dare la colpa a me per quello che è successo, eh? Io te l'avevo detto che quella cena non si doveva fare. E togli via quel dito, vuoi che te lo morda? E va bene, Olivia. Questa volta mi hai colpita fino in fondo. Basta, hai capito? Basta! E questo cos'è? Dimostrazione di collera? Non ti ho mai visto così arrabbiata dal giorno in cui mi sono seduta sulla crostata. Fai attenzione, e tu stai facendo di tutto perché io ti dica delle cose che non vorrei dirti, ma siccome te le dirò, tanto vale che tu le ascolti. Dio, che paura, guarda, tremo tutta. E va bene, l'hai voluta tu. Olivia, tu sei una donna meravigliosa. Tu hai fatto per me tutto il possibile, io non so senza di te dove sarei finita. E tu mi hai accolto in casa tua, mi hai dato un posto per vivere, mi hai ridato una ragione per vivere. E questo, Olivia, è il mio eterno debito di riconoscenza nei tuoi confronti. Grazie. Doveva essere una cosa terribile, forse mi è sfuggito qualcosa. Un attimo che ci arrivo. Ah, bene. Ma tu, Olivia, sei anche la donna più infantile e più superficiale che abbia mai conosciuto. Davvero? Su di te non si può contare, di te non ci si può fidare per niente. Capisco. Tu sei incontrollabile, inarrestabile. E che cos'è? Una canzone di Nat King Cole? Bene, adesso che te le ho cantate, ti ho detto tutto quello che ti veniva, che te ne pare? Mi pare molto bene, anche perché adesso tocca a me.
Per 8 mesi sono stata in questa casa da sola. Mi sentivo triste e abbandonata da tutti. Ho accettato che tu venissi a stare con me perché pensavo che avremmo potuto darci una mano l'una con l'altra. Sono passate 3 settimane e io sto invecchiando ad una velocità che è doppia di quella del suono. Non ce la faccio più, Fiorenza, non ti sopporto più, non ti voglio più vedere. Tu devi farmi un favore, devi andare in cucina e restare chiusa lì dentro. Resta chiusa in cucina con le tue pentole, con le tue mestoli, con le tue padelle, con tutto quello che vuoi, ma non farti mai più vedere, hai capito? E adesso vado un po' a coricarmi. Cammina sui giornali, che ho appena finito di lavare per terra. In cucina, che voglio mettere la testa nel forno e cuocerla come quella di un cappone. Oh, e come la metti poi con la polizia esagerata? È inutile che scappi, tanto io conosco questa casa, ci sono tutte le scorciatoie. Ah, è così, Olivia, che affronti e risolvi i tuoi problemi con la violenza, con la forza, come un bruto. Stammi lontana, Questo è gas lacrimogeno. Se mi tocchi anche solo con un dito, dovrei andare avanti tutta la vita con l'irio. Tu vuoi vedere come io affronto e risolvo i miei problemi? Te lo faccio vedere subito. Ah, va bene. E allora adesso sentirai la mia sirena. Beh, perché non funziona? Olivia, hai per caso toccato la mia sirena? Ecco qua come affronto e risolvo i miei problemi. Te ne vai? E dove vai? Non me ne vado via io, idiota! Sei tu che te ne vai! E dammi qua la tua sirena, che te l'aggiusto, così puoi chiamare un taxi. Ma che cosa stai dicendo? Il nostro matrimonio è finito, Fiorenza. Io voglio ed ottengo il divorzio. Non ce la faccio più, non ti voglio più vedere. Tu devi prendere tutte le tue cose, le metti in quella valigia, la chiudi per bene e vai via di qua, per sempre! Sarebbe a dire che dovrei andarmene così, su 2 piedi, ma dove? Su 2 piedi, a 4 zampe, strisciando, come ti pare, basta che tu te ne vada. Ecco qua, preparato il bagaglio. Guarda, che mi stai facendo venire veramente voglia di andarmene, stai attenta. Ma come? Non mi senti? Eppure io la riconosco la mia voce, sto parlando. In altre parole tu mi sbatti fuori. No, non in altre parole, in queste che vanno benissimo. Ma no, volevo solo essere sicura di aver capito bene. Ben, mi avrai sulla coscienza. Chi avrò sulla coscienza? La tua migliore amica è sbattuta fuori di casa. Ti sbatto fuori, queste le tue parole. Ah, ma a me mi aspettano tutti. Ricordati solo una cosa, tutto quello che vi succederà sarà colpa tua, tutto ricadrà sulla tua testa. Che cosa ricadrà sulla mia testa? Io non voglio niente sulla mia testa, hai capito? Ti lascio un sacco di roba da mangiare pronta nel frigo, la dovrai solo riscaldare. Fatti mostrare da qualche vicino come si accendono i fiammiferi. Tu non esci finché non ritiro. Non ritiro cosa? Tutto ricadrà sulla tua testa. Che cos'è? La maledizione dell'ebreo errante? Vorrei uscire. E il tuo campanello non apri? Che cosa succede? Fiorenza, sei pallida come uno spettro. Olivia vi spiegherà tutto. Se avete fame, Olivia potrà cucinarvi un piatto di linguine qui. Buona serata a tutti. Fiorenza non gioca stasera? No, è troppo occupata. Deve andare in giro per il mondo a spargere sensi di colpa. Dai, su, prendi il gioco, che iniziamo. Io lo immagino, sai cosa può essere successo? Anche io e Harry questa mattina abbiamo avuto una bruttissima discussione. Per quale motivo? Per la sua gelosia. È troppo geloso e ritiene che io mi vesta in modo troppo sexy. Tientelo stretto il tuo Harry. È un uomo come non ce ne sono più. Ragazze, qualcuno mi dà un po' di whisky? Brutte notizie, sul serio. Ho chiuso col dottore. Non ti ha fatto la fattura? È un ginecologo, non uno stregone. Tutte sedute, eh? Devo comunicarvi una grande, grande novità. Oddio, qui siamo arrivati alla terapia di gruppo. Notizia buona o cattiva? Dipende dal reddito. Sono incinta. Oh, congratulazioni! Non è incredibile? Il pinguino ce l'ha fatta. Ma sei sicura di essere incinta? Guarda che dei ginecologi non c'è mai da fidarsi. Ma dov'è Fiorenza? Vorrei dirlo anche a lei. Se n'è andata.
Se n'è andata tutta arrabbiata perché non le è piaciuto quello che le ho detto. Perché? Che cosa le hai detto? Le ho detto... Fuori da questa casa! L'hai sbattuta fuori? Ma non ho potuto far altro! Già facevo fatica a sopportarla quando raddrizzava il filo del telefono che si era tutto attorcigliato. Figuriamoci quando ho visto che sistemava gli stuzzichini in un vassoio mettendo le noccioline vicino ai pinoli, i pinoli vicino all'uvetta, l'uvetta vicino alle mandorle, le mandorle vicino ai cracker, i cracker vicino alle noci del Brasile, e poi le patatine tutto intorno. Dai, calma, ok, lo so che è una donna impossibile, ma è pur sempre amica nostra. In questo momento è tutta sola per le strade, devo dire che la cosa non mi fa stare tranquilla. E perché credi che io sia tranquilla? Chi è che l'ha sbattuta fuori di casa? Camillo. Come? Camillo è stato il primo a sbatterla fuori di casa. Tu sei stata la seconda e chiunque se la prenda a vivere sotto lo stesso tetto sarà la terza. Ma non capisci che la causa prima di tutto è lei, Fiorenza? È lei che è fatta così. Ma perché? E che ne so? Perché c'è gente al mondo che è fatta così. C'è una tribù in Africa dove le persone passano le giornate a sbattere la testa contro gli alberi. Però non raddrizzano il filo del telefono. Chissà dov'è in questo momento. E lei? Vuole tornare qui? Neanche la città l'ha voluta. Vado ad aprire. Dai, però giochiamo. Non voglio darle la soddisfazione di farle vedere che eravamo preoccupate per lei. Su forza, come se niente fosse. Io spero che mio figlio non abbia sentito niente. Altrimenti penserà che le donne sono tutte matte. Apri. Oh, salve. Olivia, non è lei? Buenas tardes. È il signor Tardes. Ragazze, permettetevi di presentarvi il mio vicino di casa, il signor Manolo Venezuela. Costa Suela. Manolo Costa Suela. Olivia, avrei bisogno di parlarle un momentino, per favore. Certo, prego. Immagino che lei se lo immagini, perché sono venuto a prendere i vestiti del Fio. I vestiti di Fio? Fio, la mia amica? Sì, Fiorenza Unger, quella dolce donna debole e torturata che in questo momento è su in casa nostra, che sta cercando di aprire il suo cuore a mio fratello Jesus. Lei, Olivia, è stata un'anima gemella molto cattiva. L'amicizia è bien más importante di un cappone. Ora sta cercando di recuperare, ma... Poi ve lo spiego, eh? Manolo, Fiorenza non vuole fermarsi a dormire da noi. Per piacere, diglielo tu. Scusate se mi è permesso, per favore. Ma su, ragazzi, io non voglio pesare sulla vita di nessuno. Posso benissimo andare in giro per le strade da sola. Salve, ragazze. Salve, Fiorenza. Sciocchezze. Le ho già detto che abbiamo una stanza in più che nessuno adopera. Lei non può rifiutare il nostro invito. Non è nostra abitudine lasciare che una signora vada in giro per le strade di noce da sola. Ma siete sicuri che non sarò di disturbo? Disturbo? Ma quale disturbo? Ma siamo noi che diamo disturbo. Jesus russa e io parlo nel sonno. Con il richiamo dell'alce sarà un trio meraviglioso. Non vorrei sembrarle scortese, Olivia, ma in Spagna sbattere fuori di casa un amico è come uccidere il toro con la pistola. Per favore, Fiorenza, solo per qualche giorno. Solo finché non trova un'altra sistemazione. Allora diciamo solo per questa notte, già da domani mi cercherò un lavoro. Questo è meraviglioso. Vuole che aiutiamo con i vestiti? No, vado a prenderli io, grazie. Benissimo, e appena è pronta venga su da noi, Fiorenzigna. Fiorenzigna. Cocktail pronti fra 15 minuti. E continui a studiare l'espagnolo su quel libro che le ho dato. Giù molto abbastanza bene. Ma brava! Anche a me piace moltissimo andare a cavallo. Buenas tardes. Fiorenza, veramente hai intenzione di stabilirti con due uomini? Beh, per una porta che si chiude, si apre un portone. Olè! Credo che partorirò qui, sul pavimento. Beh, è molto più pulito che la clinica. Mai visto in vita mia una donna cambiare così in fretta? No, mi sento già molto meglio. Mi sembra di galleggiare, mi ha fatto bene anche per l'artrosi. Un po' come quando si prende lo sciroppo per la tosse. Olivia, devo proprio ringraziarti. Ringraziarmi per cosa? Per le due grandi cose che mi hai fatto. Prendermi in casa tua e sbattermi fuori. Pronto?
solo il mio gas lacrimogeno e la mia sirena. Ormai credo di non averne più bisogno e di sapermela cavare abbastanza bene con gli uomini. Tuo marito. Ah, per favore di... No, senti Vicky, digli che adesso non ho tempo e che semmai lo richiamerò la settimana prossima. Adesso sono una donna sicura. Per favore Vicky, diglielo. Quando lo sentirò glielo dirò molto volentieri, Fiorenza. Ma questo è il marito di Olivia. Non chiama per orgoglio. Beh, se dovesse chiamare potreste... No, non fa niente, ragazze. Divertitevi, vi manderò una scatola di amaretti. Fiorenza, aspetta un momento. Phil, adesso non posso parlare. Posso richiamarti più tardi? Quale assegno? Senti, sono stufa di mandarti assegni. C'è un limite a tutto. Come? Sei tu che hai mandato un assegno a me. Mi hai restituito tutto. Sì, lo so che ti piace giocare e che ti intendi di cavalli, ma non pensavo che mi avresti restituito tutto, ecco. Sì, lo so che cosa intendi dire con dignità. Bene, quindi questo vuol dire che non mi chiamerai più, Phil? Bene, lo spero. Addio. Non è meraviglioso? Credo che non abbia più bisogno di me. Beh, ai cavalli non si può vincere sempre. Grazie. Ragazze, state cominciando a giocare? Sì, giochi con noi? Guarda, mi piacerebbe. Ma sto muy occupada. Adios, amigos!